Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, su grande richiesta, ho provato a portarvi un outfit da tryhard. Ve lo faccio vedere di tre colori diversi perché il glitch è sempre lo stesso. Quindi iniziamo con il primo raga, che si presenterà così, tutto grigio con la stracciatura nera sopra nel torso. Non guardate i loghi, perché se volete i loghi raga bisogna che mi contattate per aggiungere il magic slot nel vostro stile. Questa è la versione ragazzi bianca e beige con il maglioncino grigio. A me piace veramente tanto anche questo e ve lo faccio vedere senza il magic slot, così vedete effettivamente come potrebbe venire il completo. Adesso vi faccio vedere l'ultimo, che sarà anche quello del tutorial. E siccome è San Valentino tra qualche giorno, perché non portarvelo rosso ragazzi? È veramente carino. Io vi consiglio di imparare a fare questo piccolo glitch per stracciare le maglie se già non lo conoscete, perché riescono a venire degli outfit da tryhard niente male. Quindi ragazzi, a questo punto iniziamo con il glitch. Ci dirigiamo subito raga dalla parte alta degli outfit in un qualsiasi negozio e andiamo a cercare le maglie raga. È fondamentale che andate su maglie, vi mettete questa qua ragazzi, quella a collo alto rossa, dolce vita rosso. Di solito sta nel numero 71, vedete voi se a volte cambia la posizione. Una volta che ci siamo messi il dolce vita rosso raga, andiamo dalla parte bassa degli outfit, andiamo a cercare i pantaloni, quelli aderenti del completo. Una volta che ci siamo trovati i pantaloni aderenti del completo raga, dovremo andarci a cercare quelli da broker se avete preso le 54 carte, se no io vi consiglio di andare a mettere semplicemente quelli rossi che ci sono ragazzi. Sono lì sotto, il numero tipo 7. A questo punto, una volta messi i pantaloni, possiamo andare di nuovo dalla parte alta degli outfit, ragazzi, per andarci a mettere il giubbotto da lavoro, quello pesca, ragazzi, o quello mimetico pesca, è uguale. L'importante è che sia questo protettivo. Una volta che l'abbiamo messo, andiamo a salvarci l'outfit e lo salviamo sempre, raga, nel primo slot o nell'ultimo slot. È fondamentale perché quando dobbiamo entrare nell'attività merge, se non sta nel primo o nell'ultimo, il glitch non funziona, raga. Quindi a questo punto, una volta salvato l'outfit, rinteragiamo con il bancone, andiamo a cercarci completi tute, raga. E una volta cercato completi tute, andiamo a metterci il completo da scienziato pazzo. Non state a scegliere il colore, perché non serve a niente. A noi serve poi solo la maschera di questo completo. Quindi a questo punto ci dirigiamo dal cannocchiale. Potete andare o nell'appartamento raga o in spiaggia. Io mi trovo molto bene in spiaggia. Quindi una volta arrivati al cannocchiale, corriamo verso esso, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto touchpad o il menu interazione, andiamo su stile e ci selezioniamo l'outfit che stiamo creando. Come potete vedere, quando ci allontaniamo ci metterà la maschera dello scienziato pazzo sopra. Adesso ragazzi dovremmo andare da Ammunition per salvare l'outfit. Vi consiglio di andare direttamente lì, così poi quando dopo avviamo il lavoro a titano siamo già pronti. Quindi a questo punto, una volta arrivato, vado dai completi raga, mi salvo il completo sempre o nel primo o nell'ultimo slot. E una volta che mi sono salvato il completo, semplicemente aprirò il menu di pausa. Quindi se siete da play option raga, perché qualcuno mi ha chiesto cosa vuol dire il menu di pausa raga, è option per chi gioca da play. E andiamo ad avviare la missione creata da Rockstar, missioni un lavoro da titano. Quindi l'andate ad avviare normalmente raga, non c'è bisogno che settate qualcosa di particolare. E una volta che siamo all'interno della lobby, semplicemente vedremo che siamo senza il giubbotto e ci salviamo l'outfit sempre o nel primo o nell'ultimo slot. Una volta che abbiamo salvato l'outfit o nel primo o nell'ultimo ragazzi, non voglio essere ripetitivo ma è fondamentale perché poi mi dite che non funziona glitch ed è normale, semplicemente quittate l'attività, prendo il telefono AXA o se giocate da PS X quadrato X raga. Una volta che siamo spawnati in lobby, corriamo dentro Ammunition, andiamo qua a sinistra dove c'è la parte alta degli outfit raga e andiamo a cercare Gile.
Una volta che siamo su Gilet dovremo andare a mettere questo rosso con i bordini neri, raga, che ci sta veramente, veramente bene secondo me. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Una volta che abbiamo selezionato questo gilet, se vogliamo possiamo tenere questo e si immergerà solo la parte alta della maglia. Quindi vedete che c'ha le mezze maniche. Se invece noi, raga, a questo punto chiamiamo una volta B o cerchio, andiamo su camicie del gilet, andiamo a cambiare la camicia, praticamente mettendo quella con la manica lunga mergeremo la maglia su tutto il braccio. Quindi a questo punto decidete voi cosa fare. Una volta che avete fatto quindi questi due step a vostro piacimento, raga, semplicemente tornate indietro e andate ad avviare l'attività merge. Quindi start online, avvia attività preferite, ragazzi, e andiamo su missioni e basso profilo o Gerald, è uguale. Io ve le lascio in descrizione, ragazzi, sia per Play sia per Xbox. Una volta all'interno dell'attività fondamentale andate a mettere abbigliamento, completi salvati, se no non spawnate quei vostri outfit, raga, e a quel punto fate entrare un vostro amico. Quando il vostro amico è all'interno della lobby, semplicemente andrete ad avviare l'attività. A questo punto, quando siete arrivati alla selezione dell'outfit, se avete messo l'outfit nel primo slot, farete una volta a destra, raga. Se avete messo l'outfit nell'ultimo, cliccherete una volta a sinistra. A questo punto troverete l'outfit che stavate facendo, lo selezionate e avviate l'attività. Una volta che avete avviato l'attività e siete dentro l'attività, dovete quittarla facendo AX, ragazzi, o X quadrato X se giocate da PS. A questo punto, una volta che siamo spawnati, raga, saliamo su un qualsiasi veicolo, una macchina o nostra o del civile, è uguale. Diventiamo membri dell'MC o del CEO, e una volta che siamo membri dell'MC o del CEO andiamo su organizzazione, andiamo su stile, ragazzi, e switchiamo una volta a destra e una volta a sinistra. Praticamente mettiamo lo stile e lo togliamo. A quel punto scendiamo dal veicolo e sbadabam, avremmo mergiato la maglia col dolce vita. Come potete vedere c'è tutto lo stracciamento possibile sulle braccia. Cosa dobbiamo fare adesso, raga? Dobbiamo andare in un negozio di outfit, oppure andiamo direttamente da Ammunition, perché andiamo a finire l'outfit. Quindi una volta arrivati andiamo a metterci ovviamente i guanti. Io metterò, ragazzi, quelli bianchi, tutti quanti bianchi, che ci stanno veramente bene. Ho guardato se ci stavano bene quelli di lana, ma no, quindi di cotone bianchi. Quindi a sto punto rinterraggiamo col bancone e andiamo a metterci la collana, raga, che secondo me è la chicca, la ciliegina sulla torta, è fondamentale. Guardate che carina, ci sta veramente bene. A questo punto ci possiamo salvare l'outfit, così siamo tranquilli, e ora potete salvarlo dove volete. Adesso, raga, ci dirigiamo da Ammunition e andiamo a cercarci un paracadute, se volete, raga, da indossare che ci stia bene con l'outfit. Secondo me, così a primo acchito, quello del Canada è quello che ci sta meglio. Poi decidete voi se metterlo o se non metterlo, oppure non fare addirittura l'outfit. A questo punto io me lo indosso e a parer mio ci sta veramente bene. Quindi vado a salvarmi l'outfit, e una volta salvato l'outfit, raga, andrò a metterci la parte alta, quindi andiamo a mergiare qualcosa nella testa. A sto punto, una volta al negozio di maschere, andiamo su maschere da sci, raga, perché secondo me sono le migliori per fare queste cose, e andiamo a cercarci quella col teschio, quella bianca con il teschio rosso, che per l'appunto con questo outfit è Doc. Una volta trovata la indossiamo e salviamo l'outfit, ragazzi, così com'è. Adesso, raga, una volta al cannocchiale corriamo, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il menu interazione, e se vi fa l'animazione non vi siete buggati. Quindi ci riproviamo, freccia destra, menu interazione, e vado a selezionarmi tramite lo stile, raga, il casco, quello con i visori. Poi voi, se volete, potete metterci anche l'antiproiettile, fate come volete. Io voglio portarvelo con i visori. Quindi una volta messo il casco con i visori ci allontaniamo, ragazzi, e si immergerà il casco con la maschera. A questo punto dobbiamo ricorrere verso il cannocchiale e andremo ad aggiungerci gli occhiali.
Quindi freccia destra, menu interazione, ragazzi, andiamo su stile, accessori, occhiali, e andiamo a cercare gli occhiali che vogliamo mettere. A me piacciono veramente tanto questi, da antisommossa, quelli trasparenti, diciamo. E quindi una volta indossati, ragazzi, mi allontano e come potete vedere si immergerà la maschera con gli occhiali. A questo punto lasciamo un like, lasciamo un commento, supporta Xavix se vi è piaciuto il video. Ovviamente dovete andarvi a salvare l'outfit per averlo in questa maniera. E niente, io vi lascio e alla prossima. Sbada bam.